È evidente che anche la crisi attuale sta creando delle divisioni. Non credo che sia nata per creare queste divisioni. Io per natura non sono complottista. Di fatto, oggettivamente le sta creando. Quando noi abbiamo una chiusura, no? Per cui oggi in Italia c'è un oggettivo scontro tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, tra lavoratori nei settori a cui è stato imposto un lockdown duro, dal mio punto di vista insensato in questa forma e con questa configurazione, ma lasciamo da parte questo discorso, e coloro a cui non è stato imposto. Ecco, quello che si sta scatenando è una guerra tra poveri terrificante da questo punto di vista, che avrà un'importanza politica molto significativa dopo. Perché quello da cui, quello, ovviamente, chi ha percepito lo Stato, le forze pubbliche, da un anno a questa parte, unicamente come latore di un divieto, senza aver avuto nessun ristoro assolutamente minimamente adeguato a quello che ha perso, domani non chiederà più Stato o una regolamentazione più sensata di alcune attività economiche. Chiederà esattamente il contrario. Chiederà di non pagare le tasse, chiederà che appunto anche il poco Stato che c'è se ne vada a quel paese. Questo, ecco, io lo segnalo questo perché è un presupposto importantissimo di un'azione politica efficace, invece la capacità di unire questi strati, unire queste persone, unire diciamo anche i portatori di questi interessi. Perché tutte queste persone compongono, diciamo, gli interessi che noi dovremmo difendere. Ecco, questo voglio dire. Ed è un punto assolutamente essenziale. Io temo che un po', sia stato trascurato.